E ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Alex Farmer, vi do il benvenuto qui sul mio canale YouTube, ben ritornati nella serie Il Polesine, torniamo dopo una settimana di assenza, visto la mia presenza al Giocomix di Cagliari, in compagnia del brother, ciao brother! Ciao Ale, ciao ragazzi. Allora ragazzi, niente, noi vi abbiamo fatto vedere in diretta dal Giocomix che avevamo aperto questa, ma era giusto una live per far vedere un po' qualcosina. Comunque adesso ritorniamo sul nostro Polesine, non nella coppia del salvataggio del Polesine, e andiamo ad aprirci il nostro Silos. Non devo fare clear Silos perché sennò. No, siamo ancora all'85% qua. Non è Ma pronto, non è lo pronto. dava al centro. Non è pronto, non è pronto, non è Permette essere insilato integrale al pronto. A me 100%. mi dice, allora aprilo tu. Secondo me no. Secondo me l'88%. Secondo me, eh. Poi. Avanti, vediamo che Vabbè, facciamo passare la notte. lati è. Tanto ormai. Ah, adesso mi è dalla R, vedi? Vedi? Chi aveva ragione? Ma poi non mi segnava al 100%, però, eh. L'ha mezzo buggato. Quindi apriamolo. Vai. Ah, va qua. Vale. Vieni, bibino, che ti do la Quindi papa. niente ragazzi, adesso il nostro brother darà un po' di cibo al biogas. Ne abbiamo, eh? Ah, ne abbiamo a tutto pompa. E ne abbiamo anche dall'altra parte, se vi ricordate. Quindi brother, tu inizia a nutrire il nostro piccolo bambino. Miei pensieri. Tu nutri il nostro bambino che il buon brother invece si organizza per. Ragazzi, dobbiamo liquamare. Abbiamo digestato, ci abbiamo campi da preparare. Quindi oggi ci tocca. Allora, ho già preparato il mio Johnny. Allora, andiamo un po'. Andiamo a ricaricarci. Proprio in mezzo ai trattori ce l'abbiamo. Allora, spostiamo un po' di roba perché qua, ragazzi, stavamo facendo un po' di esperimenti. No, non è vero. Abbiamo trasferito un attimo i mezzi qua perché stavamo facendo lavori. Vedete, abbiamo i due Fend qui all'opera. Ok, questo lo lasciamo qua. Tanto non ci disturba. Andiamo sul nostro John Deere. Vieni, Johnny, vieni. Johnny, vai, sei mio. Giundirino. Prova di nuovo. Johnny, e come sempre riuscirai. Oh, là che sta ricaricando. Digestato, digestato. Digestato, c'è stato il digestato del digestato di digestore. Boh. E morale ne ha fatto del digestato, sì. Oppure no. Vediamo quanto ne abbiamo più che altro di digestato. Ne abbiamo? L'ultima volta ne avevamo 700.000. E la vado? 700.000? Vabbè, l'importante è che ne abbiamo per i nostri gambe. Adesso passiamo a trovare un attimo il brother, ragazzi. Mangia piccolino, piccolino lui, Gigi. Mangia tutta la pappa. Salve. Buonasera. Lo faccio mangiare, che ha stecchetto da un po'. Esatto, ma io adesso gli do una bella pappa. La pappetta, la pappetta. Che bello girare in sto biogas, eh? Ci è uscito È veramente, bello. veramente bene. È stato un lavoro molto, molto figo. E siamo pronti, ragazzi, a liquamare. Ma entriamo in campo. Stai partendo in campo? Sì, sono già qui. Allora, sto pensando, brother, che probabilmente mi metterò anche la GPS. Eh sì, eh. Vabbè, magari sto campetto qua no, però nel E gli prossimo. altri? Nei prossimi. Perché si farfalla così sto Oh, bambino? era proprio a digiuno, eh?
Sì, non aveva più niente. Ah, vabbè, abbiamo mandato anche avanti il tempo e abbiamo fatto altro, però bisogna starci attenti. Bisogna starci attenti. Adendi. Mangiato topolino. Beh, ancora una cinquantina di bennate, forse. Forse Niente. abbiamo riempito la prima. Comunque abbiamo fatto una cosa mega galattica a riempire tutte queste due trince qua, eh. Madonna. Che non finivamo più di trinciare, raga. Qua io ci passo, c'è il canale. C'è il canale, cazzo. Allora ragioniamo. Ok, adesso io qua potrei anche impostare, pensare di impostarmi il GPS. Potrei anche pensare di impostarlo, magari se accendo il tablet qua. Ok, ce l'ho già acceso. Bene, allora spegniamo un attimo, ce l'ho acceso praticamente da 6 giorni. La batteria ringrazia. Sì. Pan di liquame. 12 metri sarà, boh, vabbè. L'Enel ringrazia. Esatto. Vediamo un Allora, po'. fammi vedere un po'. Ok. È finito. Hola. E la prima è pronta. Adesso andiamo Come nell'altro. sempre riuscirai. Ok, io direi niente, ci siamo. Scendiamo e partiamo. Via. Hola. Ora sì che ci siamo, raga. Quindi andiamo a spargerci un po' di liquams. Così, tranquilli. Che adesso ne do anche a te. Anche perché qua poi, ragazzi, penso che rimetteremo a mais, vero? E beh, per forza. O mais o barbabie? No, mais. O carote. Sì. Vuoi mettere carote? Beh, chiede alla community cosa vogliono vedere in questi campi. Sono Ragazzi, tutti cosa volete che mettiamo qua? carote, carote. Cosa vi piacerebbe vedere su sti campi qua? Occhio a quello che scegliete. Esatto. C'è il rischio. Ci avvaliamo della facoltà di non esaurire i vostri C'è il desideri. rischio alto. C'è il rischio alto. Mi raccomando. Vabbè che passeremo giorni qua a liquamare pure. Ce n'è? Vabbè, Ma tanto alla giusto fine. due o tre. Tanto alla fine è giusto per farci una bella chiacchierata, ragazzi. Niente. Vi dico già che il Polesine non andrà avanti molto, nel senso che ormai tra modifiche e quant'altro il save game comunque ci staranno problemi. Non è un problema la questione che si vedeva il lag prima. Adesso non c'è lag, quindi non saltatevene fuori con il fatto che stia laggando perché non sta laggando. Comunque, il fatto dei colpi di lag in azienda non è dovuto alla mia scheda video, è dovuto comunque al fatto che abbiamo tolto roba che era messa con Giants Editor, eccetera, 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 con la mod, quella add object remove, una cosa del genere. Quindi questo va a compromettere comunque script e quant'altro per quanto riguarda appunto il funzionamento della mappa. Ci abbiamo frugato parecchio su sto save game. Quindi appena ci accorgiamo che non c'è più la possibilità di andare avanti perché magari uno non riesce più a giocare, l'altro ha problemi appunto di lag e quant'altro, interrompiamo la serie e ci spostiamo da un'altra parte. Mi sembra giusto. Direi Perché che dico diciamo che su l'abbiamo questo. maltrattata sta mappa lo stesso, eh. Povera. La farm è uscita benissimo, mi piace un sacco. Proprio bella, bella, bella. Però quando non fa giocare, non fa giocare.
Anche a me piacerebbe stravolgere una mappa, poter farla come voglio io, però su sto gioco ci sono dei limiti, e oltre quei limiti non si può andare. Ormai lo sappiamo anche dalla carriera precedente, quella Frevinete non solo, Anche quella. che anche lì ragazzi ne abbiamo fatto di roba, eh? Ne abbiamo fatto. Azzai. Però diciamo che in linea di massima io sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto qua, eh. Non è che non abbiamo fatto nulla, anzi, a livello di animali, a livello cioè, Hai portato anche un sacco di roba, eh. di come avevamo incentrato un po' la carriera, diciamo che è andata abbastanza bene. Avrei voluto fare qualcosina in più, ma purtroppo il salvataggio non me lo permette. Anche oggi, ragazzi, avremmo voluto usare il pomp, ma l'abbiamo testato, abbiamo provato, niente, raga, niente, non ci ha fatto tribulare. Infatti, poi alla fine abbiamo dovuto riregistrare il video e siamo di nuovo qua. Praticamente abbiamo sprecato una registrazione perché ci sono delle cose che non funzionano, ma non funzionano non perché non funziona magari il DLC. Funziona su questo save game, Per delle raga, dinamiche qua purtroppo. non ci va, non va. Abbiamo fatto un macello. E quindi siamo consapevoli che a lungo andare Il save game si rovina. qualcosa non andrà. Poi per come gioco io, che stravolgo completamente le mappe, no, non va bene. Quindi il prossimo save game, ragazzi, ci limiteremo veramente a non stravolgere le aziende. Anche perché rischiamo poi di giocare No, male noi. però, una cosa. Ma Ah. ti ricordi che c'era quella mappa dove ti dovevi costruire tutto da zero? Ah, la No Man's Land. La stanno vedo che stanno continuando la giornata, però anche no. Anche Quella, perché se mi lì ricordo male, no, ma aveva. anche perché lì poi devi aggiungere un sacco di mod. Eh sì. Se ti vuoi creare tu qualcosa è pesante. Anche perché poi più roba metti e Più si incasina più tutto. si incasina tutto. Quindi lasciamo perdere, ci cerchiamo una bella mappetta per giocare così easy in live. Oltre comunque a continuare l'Italian Rice. Anzi, Italian Rice che so che è stata mandata alla Giants. Quindi ci sarà poi prossimamente un nuovo aggiornamento. È un'altra bella giornatina da risistemare Da tutto. risistemare tutto. Esatto. È bello. Tieni, bimbini, siete a posto? Sistemati? So quanto avete fame. Allora, caro Ma brother, sempre fame. armati anche tu di santa pazienza. Tanto non ci metteremo tanto a farli questi, eh. Più che altro poi dovremmo. Dobbiamo decidere se trinciare le stoppie o arare semplicemente. Decideremo poi prossimamente. Anche perché non ci limitiamo solo a liquamare oggi, ragazzi. Sì, ci finiamo questi campetti qua. Poi ne abbiamo da fare anche in azienda. Ne abbiamo. Ah, comunque, ragazzi, è uscita una mod molto interessante, Enhanced Water, che vi permette di utilizzare l'acqua per concimare i campi. Quindi fate attenzione sul mod hub ufficiale. Andate a vederla, provatela e fatemi sapere che ne pensate. Perché sono molto curioso di sentire anche la vostra. Mi sembra giusto che l'acqua abbia una funzione su farming, eh? Non solo Da che ora? per dar da bere alle nostre povere bestie. Bene, ragazzi, abbiamo finito di liquamare i campi che ci interessavano. Adesso invece ci siamo rispostati nella nostra azienda. E adesso andiamo a dar da mangiare appunto alle vacche, perché abbiamo andato avanti il tempo, giustamente loro sono rimaste a secco. Allora, tanto dobbiamo fare una cosa. Noi li facciamo. Andiamo a fare la razione mista, poi quando tornerà anche il nostro amico Billo. Vediamo un attimo. Allora, ricetta bovini da carne, quindi bovini da latte.
giovani bovini, bovini da latte. No, noi la lasciamo standard per il momento. Allora, poi ci spiegherà Billo quando ci avremo tutte le cose come muoverci. Allora, intanto il brother mi sa che ha tirato già. Adesso per litigare, aspetta che sto litigando con i cavi, che mi sono sbiaggiati i cavi. Ok, basta. Tanto mi sposto da qua. Quindi due per ora. E vabbè. Oh no, non le fa spawnare di là. Aspetta, aspetta. Dove le fa spawnare? Là le fa spawnare, va. Dove le fa spawnare? Di fianco al coso, al bossini. Non è un aspetta, te le sposto, aspetta, te le sposto. Vi ho già attaccato la. Vabbè, tanto non posso macinare queste. Frattempo. Sarebbe bello avere un po' di fieno nelle trincee così, eh? In teoria si potrebbe anche coprire senza farlo fermentare, no? Beh, se lo copri ti fermenta poi. Allora lasciamo in trincea. No. Che non sarebbe male. Si potrebbe fare, no? Mettere un'altra trinceina e lasciarlo lì. Sfuso. Perché no? Allora, eccola qua, razione mista. Cento. Eccoci qua, 100%. Spegniamo. Andiamo in drio. E andiamo dalle nostre amiche vacche. Tanto tu cosa fai? Gli dai la paglia? Prepari il lettino? Yes. Alle nostre belle vaccozze. Cioè, guarda le tame che ci abbiamo. Ce n'è a bizzeffa, ce n'è. E anche quello poi sarà da spostare. Io non si vede un Kaiser quando sei dentro sto coso. Veramente. Allora veniamo lato scarico destra, perfetto, ci siamo, via, scarica bello, mangiate poverino, non c'avevamo più niente, poverina te. Guarda un po'. Già finito. Tocca fargli un altro. Tocca fargli un altro. Poi i bovini da carne. Però dei bovini da carne bisogna vedere se possiamo già. E a brutularli. E a portarli a passeggio. Allora, mi servirebbe altro fieno. Aspetti, no, me lo prendo io. Oh, ma cosa li... Ma perché fa così la visuale? Oddio. Ma che li prendo? Ci siamo. Allora, mi servirebbe rotopalla mi sembra un po' strano. Vabbè, inizia. Prendiamone due, come sempre. Bella rotopalla di fieno. Magna.
Però volendo potrei mettere anche un po' di paglia e anche il mangime minerale, lo sai? Per fare le cose come si deve. Potresti fare una di fieno, una di paglia. Tu vedi un po' cosa esce. Ma provo un attimo a metterci. Aspetta, ci metto... così almeno risparmiamo un po' su anche altri prodotti, nel senso l'insilato. Vediamo, adesso mi metto l'insilato. Quanto basta? Quanto paglia ne abbiamo, no? Paglia sì. Però vedi che... perché non mi fai più vedere la cosa? Che bastardo. Devo metterli a balloni. Non mi fa vedere più il quanto ne sto mettendo. Perché conviene magari l'insilato metterlo all'ultimo. Però potrei metterne ancora un po'. Vediamo. Ma la proviamo a fare seria. Però della cosa mi servirebbe? Del mangime minerale. Appena, okay. Appena possibile. Bancaletta, come ce l'abbiamo? Guarda se ci sono quelli della Deuca da piazzare. Che magari mi ci metto sotto. Tanto ci servirà, eh. Tanto da comprare. Ok, ma lo lascio così, ragazzi. Proviamo a metterci due balloni di paglia. Ma proprio curioso. Oh, sta cazzo di visuale. Ci vuole fuori. Eccola qua. Allora, andiamo a mettere le due di paglia e poi immaginiamo. Magari lo piazziamo qua il silos. Allora, da due silos, ma quella che bisogna mettere, che non me lo ricordo. Mangime minerale, te lo scrive, no? No. Non te lo dà? No, mi dà Deuca Farm Silos da 10 metri cubi, da 10.000 litri, e l'altro da 20.000 litri. Che non vorrei che se lo piacciamo poi lo dobbiamo anche riempire noi. Invece container, cosa dà? Ah no, aspetta. Uguale silos, mais plus, stazione di caricamento, polpere barbabietola, grano dal birraio, stazione di caricamento Deuca, di cosa però? È quello. Mi piace quando ti mettono le cose che... Anche davvero, alle volte. Ti fa capire tutto. Vabbè. Dobbiamo fare esperimenti? Eh sì, sperimentiamo. Tanto ci siamo. Esatto. D'accordo, ti piazzo... vediamo cosa qua contiene, che mi dà quello... Vabbè, costa un euro. Un euro? Come un euro? Sì. Bella sta cosa. Stazione di caricamento Deuca, però non so che cosa. Vediamo. Vediamolo insieme, dai. Cioè, due occhi sono meglio di uno. Allora, ma io dico in costruzione, però, sì. Sì, sono in costruzione su container. Non su silos? No, su silos se vedi, ti dà i due. Però non ti dice cosa puoi metterci dentro. No, per magazzinare puoi... raccolto, mi dici. Quindi non è quello. Okay, container. Allora sarà container. Sì. Sì. Può riempire con diversi prodotti. Questi ce li fa riempire, lo sai. Stazione di caricamento? Ok, tu stai guardando i primi due. Guarda l'ultimo. No, guarda anche l'ultimo. Questo qua. Ti dice stazione di caricamento Deuca. Mentre quello verde è la polpa di barbabietola e l'altro il birraio. Proviamo a mettere questo? Beh, provo. Vediamo che cazzo succede, raga. Tanto lo lasciamo qua, possiamo tornarci in retromarcia qua alla fine. O se no facciamo un'entrata e un'uscita. Facciamo così, va. Allora, guarda un po', brother, cosa ti dice.
Caricamento Deuca, ma non mi dice che cosa c'è Non ci puoi buttare dentro. niente dentro. No, se lo scarico qua, bisogna capire che cosa però. A meno che non ti... Prova, scusa, prova a entrare sotto, magari ti dà, visto che è neutra, Prova, magari vai, ti vai, dà... vai, vai, vai. Provato. Lì. E ci sei tu Tentatore. sopra. Ah, ci sono io sotto. Guarda. Anzi, no, aspetta. Aspetta, facciamo quella prova con i morti, quindi evitare... Esatto. Oh, perché sennò se non ci dà il mangime minerale, ciao. Se no, bisogna Salutami. vedere se piacciono l'altro silo, te lo fa riempire, si compra, però minchia. Scusa, ma non c'è modo per fare da benedetto mangime minerale? Te lo dà già lui. Allora. Allora, proviamo. Aspetta, fammi mettere qua. Mi metto sotto anche io, poi vediamo. Secondo me è da ricaricare sta roba. Ma non c'è il trigger di ricarico, ti fa solo lo scarico. Non mi dà niente qua. No, mi fa scaricare qui. A scaricare? Sì. Mi dice scarica qui. Ma che cazzo la chiamano? Scusa, la chiamano... Boh. Non lo so. Vabbè, comunque. Prova a vedere. Vedi che è un punto. Eh sì, infatti scarica lì. Bah, vabbè. Abbiamo capito che non c'è. Perfetto. Ok, quindi mangime minerale dobbiamo comprarlo, giusto? Allora, metti il silos normale, quello che poi vado in negozio a prenderlo. Vabbè, questo, scusa, non funziona da silos normale alla fine. In teoria sì. Prova. Fai una mossa, prova a ricaricarlo. Tanto lo compriamo alla fine. Ricaricatelo un attimo. Questa è un... perché se ci dà il mangime minerale qui così, lo possiamo stoccare su questo piccolo silos, a me va più che bene. Solo Beh, sì. che voglio capire più che altro come faccio a prenderlo. Ma secondo me se ti metti sotto, poi Dovrebbe te lo darmelo, fa... giusto? Prova un Via. po'. Questo è, funziona da silos alla fine. Minchia, bello, ma ce la fa camminare. No. Ma infatti c'hai problemi, secondo me. Sto... Ma sprofonda all'interno. Guarda un po'. Non mi dà neanche cosa per No, scaricarlo. vedi, non va, non va, non va. Non La devi mettere proprio l'altro silos. va, non va. Buttalo qua in terra, dai, che magari me lo carico io da terra. Che storia. Vabbè, tanto poi già ce lo organizziamo anche questo. Ce lo organizziamo. Lo scarico qua. Sì, va bene. Tanto come vado a prenderlo insilato, posso... Non scarica? Ma Sai che io ho una mica memoria c'hai infallibile 1.000 tasti, c'hai. con i tasti. Guarda che roba, non mi fa uscire neanche il coso di scarico. Ma sei serio? Dai, fai problemi. Prova tu. Problemi, problemi. Ma molto. Questa azione non può essere eseguita qui. Ma stai Per qua? scherzando? Mi sganci un attimo tutto qua. Prova un po'. Mi aggancio.
mi fa agganciare niente. Forse siamo nel raggio del coso. Del trigger. Comunque però c'è qualche problema su sto rimorchio qua, eh. Sì. Che palle, oggi tutto a storto sta andando. Aspetta un attimo. Ma perché sparfanno così tanto? Niente, non lo fa scaricare. Bene. Perfetto. Ci abbiamo la ruota bucata, brother, per quello. Guarda, la ruota bucata. No, vabbè, niente. Guarda! Sì, ma perché ha messo male sto rimorchietto? Non, non va bene questo trattore. Cioè, no, bro, ci capita. Niente, vabbè. Prendimi. Magia minerale normale, dai. Io. No. Buttiamo dentro. Facciamo un casino per dare una mangiare a 2 o 3 vacche. Pensate. raga, quando vuoi fare le cose non ti funzionano. è il bello di farming, ormai da anni lo sappiamo. Esatto. Meno male che la prendiamo a ridere, raga. Niente, davvero. Non vorrei ricambiare azienda. Esatto. Allora, voi saccone o bancaletto? Metti saccone. Va che meglio. Ce lo buttiamo, lo lanciamo dentro. Direi. Allora, di pa, pa, po, po, pa. Mangimi minerale. Quanti? Io prendo un bel po'. 8. Bene ragazzi, il brother è arrivato. Abbiamo scelto di utilizzare il bancalino di default, è meglio. Non vogliamo utilizzare roba strana, esterna. Abbassa. Abbassa. Abbassa, che mi stai bucando i sacchi. Minchia. Oh! Aspetta. No, ce l'ha inclinato. Oh, ma non me le sgancia sta che. Oh! Bollati. Aspetta, perché io con il telescopio con le forche non vado d'accordo. Dai, ci sei, vai così. A quell'altezza, no, abbassati appena appena. Vai, ci sei. Oh, no. A posto. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, sono 3 ore qua. Aspetta, metto io in posizione, no? Così almeno ti evito disastri e strane cose. Prego. E mo a vedere se ce lo prende. Mica se non ce lo prende, guarda. Lo vedi che lo prende, lo vedi che lo prende. Lo vedi tu a quant'è? Devo arrivare a 26.000, giusto? In teoria no. Vabbè, tu metti che poi me l'arrangio io in qualche modo. Butta dentro. Qualcosa succederà. Vabbè, sempre razione mista è là. A posto. 95%. Provo a buttare lì dentro un po' di insilato ancora. Sì, forse lo posso buttare ancora un po' di insilato. Butto un po' di insilatino e lo facciamo arrivare al 100%. No? Vediamo. 100, 100. Ecco, abbiamo fatto la razione mista seria a sto giro, eh. Senza rompere la trincea. Ok, mo li facciamo questo scarico qua, ragazzi. E per oggi abbiamo concluso. Poi vediamo un po' di sistemare quel rimorchio di mangime minerale. Vedere se ce la fa buttare in qualche trincea. Boh, secondo me una trincea ce la fa piazzare e ce la fa mettere lì. Lo sai? Bisogna capire come funziona, perché quello lì deve essere quello Deuca, giusto? Sì. Però quello Deuca, ricordiamo che lo dobbiamo utilizzare quando facciamo le ricette che Billo ci ha fatto. Esatto. Perché se lo usiamo per fare quella standard non funziona. Dobbiamo usare per forza quelli di default del gioco, altrimenti il carro miscelato non ce lo prende. Per quello abbiamo fatto il change, ragazzi. Magnate. Magnate, magnate. A posto, queste sono a posto, brother. Bene.
Poi vediamo se mi fa buttare qualcosina qua dai bovini. Da Gerne. Perché se me lo fa buttare, questa rimanenza qua, siamo tranquilli, belli e spensierati. Queste poi sono da tutte da portare di là. Sì. Prossimo video, ragazzi, trasportiamo tutti i bovini da carne in vacanza. Io vi avviso. Io ve l'ho detto. Quindi, poi non ditemi che non ve l'ho detto. Vabbè, ragazzi, niente. Noi adesso diamo una sistemata qua in azienda. Cerchiamo anche di capire dove sistemare tutto quel mangime minerale che abbiamo preso. Vabbè, io direi di ridarli indietro. Tanto era una sorta di prova che stavamo facendo. Quindi diamo indietro tutto il mangime minerale. Magari lo acquistiamo poi nel prossimo episodio. Ci vuoteremo tutti gli spazi, tutto il letame qua. C'è tutto un macello in questa azienda qua. Ormai si vede che siamo quasi agli sgoccioli, eh. Comunque, brother, io ti ringrazio della compagnia e dell'aiuto, come sempre. Ma grazie a lei. Se ti fermi, signore, che non ti devi inseguire per tutta l'azienda. No, sono riuscito a sistemare lo stalzo. Minchia, alla fine adesso. Oh, ragazzi, come sempre noi vi salutiamo, vi ringraziamo, vi aspettiamo nei commenti. Un abbraccione fortissimo a tutti e buon farming. Ci vediamo prestissimo, sempre qui sul Polesine. Ciao brother. Ciao ciao. Ciao ragazzi, ciao a tutti.